Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui su Clash Royale, che si è appena aggiornato tra l'altro, ma abbiamo un baule dei jolly da aprire, a parte le 24 carte del cannone. A parte sta corsa all'oro, me la voleva fa per forza. Mi prendo sti arcierini gratis. Comunque ho scoperto che su questo programma si può attivare anche la telecamera, che è il programma di Samsung, uso io, quello normale, diciamo, dalla tendina delle notifiche. Mo io vado a richiedere il cannone se lo trovo. Eccolo qua. Abbiamo anche la sfida triple elisir, ma ci andiamo ad aprire questo coso, che è il baule dei jolly. Rari, comuni, rari, epici e leggendari. Uno però leggendario, vabbè. Li vado anche a donare, quindi il leggendario sul log. Il log top number down. Viva la delizia. Questo lo metto sul principe, che la witch già l'ho fatta, al 14. Questo, ah no, il domatore c'è, oh. Lo metto sul domatore e lo vado anche a potenziare. E questi altri li metto. Facciamo la guaritrice, va. Così. E questi altri sul cavaliere dello zodiaco. Potevo metterli sul cannone, ma vabbè. Vado a potenziare anche il domatore e lo andiamo subito a provare. C'è anche una live in corso nel clan. Vado ad aprire questo baule e andiamo. Corsa all'oro. Vediamo se questa volta andrà bene. Mi sono spostato, quindi non so se si sentirà bene l'audio. Mi rimetto, va. Ok, qua si sente decisamente meglio, mi sa. Comunque, parto subito perché ho solo questo. E ci metto pure lo spiritello, quasi quasi. Ho fatto male. Sì, ho fatto male. Se ci butto Fireball and Log. Ecco, il log l'ho sprecato. Ma forse è stata la cosa giusta. Perché se io faccio così mi risparmio l'hit di quel coso. No, raga, questa è persa. No, cazzo. Vediamo se lo spiritello va a torre. Sì, ragazzi. Ok. Moschettierino da dietro. Qua che faccio? Lo sapevo io che ci buttai i barbari scelti. Ho capito il deck. Questo c'ha maghetto fireball. Eccolo, poi c'ha il boia, gli scheletrini. C'è il barile goblin però. E questo. Non so se dovrebbe avere. Boh. Che altro c'ha? Mongola. Boh. Non penso, non l'ha messa. Strutture. Mi sembra che non l'ha messa. Dispel neanche. No, infatti strutture non ne ha. Ok. Strutture non ne ha. Ma mi spacca questi barbari. In teoria li dovrei counterare, però non ci sto riuscendo, perché il bombarolo è troppo forte. Il bombarolo, raga, ma che cazzo ci fai? Col bombarolo fa 400 di danno. Toh, guarda là, toglie metà vita al moschettiere. Un colpettino di bombirolo. Sì, questo va sulla centrale. Secondo te io te do la centrale. Mannaggia, se quel domatore mi faceva un hit in più. Ah, qua dobbiamo far così. E così. E così. Scusate. E mi sono andato a counterare i Barbarians Elite. Che non erano Elite, però. Ah, ecco. Me li aspettavo, infatti. Ecco, che cazzo ci devi fare? Ecco la telecamera, ragazzi. Ho perso, però vabbè. Questa la possiamo spostare dove vogliamo.
Sempre a 60 fps, quindi sempre no, più di questo non si ingrandisce, però mi dispiace. Però dai, in un prossimo video forse la potremo usare. Comunque è carina anche l'animazione, vedete che sparisce. Abbastanza buona. No, la scintilla scioccante non la uso. Ma poi non era la corsa all'oro, era la corsa alle corone. Comunque andiamo di nuovo in battaglia. Io gli lancio subito lo spiritello, così andiamo a fare un bel dannino. Vediamo quanti fa. Ok. Più di 200, 230, 230 dovrebbe fare più o meno. Sì, più o meno quello è 230. Gli scheletrini invece fanno 81, quindi non servono un K. Il domatore ne fa 3,49. Vabbè, questo non lo so perché non fa danni. Questi fa 6, 2, 9 le unità e 189 le torri. Allora, questo mi sembra un deck abbastanza familiare, però non saprei. Ecco, questo è molto facile. In realtà, sì, dai, ce la faremo, ce la faremo. Sì, forse se non buttavo lo spiritello era meglio, però, appunto. Perché potevo fare così. Se la Valchiria se ne va bene. Ok, diciamo che è andata abbastanza bene. Mo la Valchiria non pensa arrivi a torre, no, infatti. Se io qua faccio così, uno arriva lo stesso a torre, ma non fa niente. La Valk non arriva, lui mi butta la Fireball, io ci butto lo spiritello e il domatore. Bello lo spiritello. Ok, un hit. Se non metteva il log, due hit. Ci butto gli scheletrini da dietro, va. Facciamo così e ci buttiamo il moschettiere perché il domatore non lo vorrei, ecco. Ho fatto bene. Ho fatto bene, ho fatto. A non mettere air domator. Bella la fireball. Bella la Fireball. Ecco. E non ho riciclato il cannone in tempo. Bella la Fireball. Bella la Fireball. Dovevo buttare il domatore prima. Secondo me era meglio. Fammici buttare un altro di sti cosi davanti, va. Log e tutto, ovviamente. Tutto. Vai, altro domatore. Non me ne frega di quei cosi che arrivano a torre. Ah, doppio coso mi fa 3 hit, però non mette niente. Ok, ecco il domatore. Domator suo, perfetta, bella la fireball, ma non è arrivato, per fortuna. Aggiungerei. Comunque ragazzi, come sta venendo in mente, vi volevo ricordare, ma forse è meglio se ve lo dico dopo. Comunque, vi volevo ricordare che, non ricordare, vi volevo dire che ho problemi con il computer. Quindi, per quello adesso sto portando Clash Royale e Boom Beach Frontlines. Ho problemi con il computer e quindi non posso registrare più Minecraft. E altri giochi, anche volevo portare anche Roblox, ma Roblox penso che più o meno. Non lo so, no, Roblox non penso lo posso portare comunque perché su mobile non lo vorrei portare. Comunque ho problemi con il computer, mo potrei registrare lo stesso, però non registro perché mi fa veramente cagare. E allora ecco fatto. Ho problemi con sto computer e non posso registrare. Fammelo mettere, va il codice Grax, uso stavolta. Scusate se ho tappato il microfono, comunque.
per questo. Mi si è rotto proprio, cioè mi si è rotta mezza tastiera praticamente. Perché no, questa ve la devo raccontare, non me ne frega che il video è lungo. Wow, che bello il gigante royale, come l'hanno fatto diventare brutto. L'hanno fatto biondo, da quando è biondo? Da sempre, penso, però. Praticamente io stavo giocando, questa è la storia che mo vi racconto, come mi si è rotta mezza tastiera. Stavo giocando ad American Truck Simulator, stavo a provare le mod. Ci stavo a mettere le mod. Tenevo la Volkswagen Touareg V8 TDI. E la stavo a portare, questa si capotava sempre. Poi mi sono preso la Volkswagen Passat 2000 TSI. E questo andava bene, ovviamente. Andava meglio perché quella si capottava, invece questa no. Vabbè, io stavo a guidare, no? Voi lo sapete, l'acceleratore, la V. La V con WASD. Ecco, e quella V mi è rimasta in mano, porco Dio! Mo' scusate se ho bestemmiato, però mi è rimasta in mano. Qua ci vorrebbe pure la telecamera, veramente. Mo' la accendo, va. Sta V praticamente mi è rimasta in mano. E che ce potevo fare? Mo' mi sistemo pure un attimo, perché stavo sul letto a registrare. Io lo sapete, ho sempre registrato sui letti. Per tutti questi 5 anni quasi che ha sto canale, ho sempre registrato sui letti. E vabbè, comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao.